inventare un altro, non so, sì, e lo so, gli fo, certo, gli fo. Guarda che tempo, guarda, guarda che bellezza, guarda. Vedi? Come mi diceva la mia nonna, si è messa a dorco. Quando si mette a dorco così, significa che piove. Profumo dell'aria fresca qui. Che bellezza. Ora è tempo, senti, ascoltami, funghi. E funghi nascono anche tra di te e piedi ora. Non è freddo da dire, non tira vento, è umido. E funghi nascono anche fra di te e piedi. Faranno schifo, passeranno di notte, mamma mia, cioè, no, funghi no, grazie, basta, per oggi basta. Non ho ora di momento, sì, ai miei babbo gli ho promesso di bere un po' di tempo, poi rinofiola, poi ora di un momentaccio un appesito, gli fo tortelli. Non lo so se ti invito. Se sei troppo assente in questi ultimi tempi. E poi ragazzi, fare tortelli è fatica, nemmica salame e fighi. No, io sento, ascoltami, io sono andato a mangiarli da tante persone, nelle case dove sono andato a mangiarli, nelle case, li ho mangiati bene da tutte le parti, da parenti di Mugello, dagli amici, li ho mangiati bene veramente. Quasi, quasi tutte le volte, sì, ottimi tortelli, ma nei ristoranti, mi dispiace, ma e mia sono di molto meglio. Ma io faccio la sfida, a me non me ne frega nulla. L'importante è che non rompano coglioni dopo, perché sono anche permaloso. Se qualcuno mi dice, ma di una testata subito, gli butto giù tutti i denti. Perché le fatica fare tortelle. Ma fatica. Sì, io l'ho fatti. In vita mia l'ho fatti una volta io e la Susanna, bisogna essere in due, da te solo tu non puoi fare. Poi si possa anche faccia fuori tutto è possibile, non cambia nulla, però non è facile. In due io e la Susanna una mattinata se ne fece 650. E neanche uno, sì, ma c'era dell'anime affamate, neanche uno avanzò, e se non si vede la fuoco ci tocca nemmeno, che cazzo, no, se no di norma quando si fanno in casa nostra per noi se ne fa un 250, poi sai, se si sparge la voce sui tortelli è difficile che non venga proprio, che non sacco di nessuno, no. Fare tortelli è facile, come violini, fare un qualsiasi stupido si può mettere lì e fare un violino. Il problema è farlo bene, tutto lì il discorso. Allora, io che ti posso dire? L'unica cosa che ti posso dire veramente c'è dei segreti, però quelli sono dettati dall'esperienza, cioè il tipo di pasta, da seconda del tempo. Allora, intanto io sono un basato, cioè per me le cose, i sapori devono essere più semplici possibili, per cui le materie prime devono essere le migliori in assoluto, quindi farina io c'ho cioè il mio Simone e mi porto una farina macinata ai mulini acqua, zero, è una farina eccezionale, va bene? Farina zero. L'uova non essere quelle fatte che le galline l'hanno beccato perché vachi in terra e no le sfarinate che gli danno per fare così, quindi farina di quel tipo lì. Ova di quel tipo lì e poi qual è il segreto dei tortelli patate? Se le patate non sono buone non cominciare nemmeno a lavorare, sempre perché se le sono troppo acquose come tu le butti nell'acqua che e gonfia l'acqua e fanno gas e ti sapranno tutti alla fine che tu fai, tu mangi una farinara e basta. Quindi ci vuole, le patate devono essere ottime. Gialle, bianche, vanno bene in tutte le maniere, basta che siano di quelle buone, cioè patata solida, di un bel sapore e tutto il resto. Poi dopo che c'è, io ho i miei, le vanno vessate, no, ma il bello è che le vanno sbucciate, dice la mia nonna,
quando è tutti brucidichi, cioè, capito? Cioè, ti deve, quando tu sbucci le patate per passarle nel colino, ti deve venire dell'ustione di terzo grado a tutti i polpastrelli, cioè a tutte le parti che toccano la patata, ti deve venire l'ustione di terzo grado. Poi che c'è? Poi il discorso è tutto, poi c'è tutta una serie di varianti, c'è quelli che ci mettono il soffrittino, c'è quelli che ci mettono qualche pezzettino di carne secca, e ci hanno messo qualche pezzettino di salame, quelli che ci mettono qualche cosa in più. Io sono un purista come su tutte le cose, io ho patate, battuto prezzemolo e aglio, un ovo, noce moscata, e così, e come si dice, e formaggio, il formaggio, se si sta a guardare la ricetta della mia nonna, me la insegnò, il formaggio lei e la mette a il pecorino stagionato, e ci dice da trovarti, ora metti il parmigiano, il padano, va bene ogni cosa, però la mia nonna è l'origine. Poi il discorso di sugo anche lì fa un po' insieme, allora per esempio, no? a me mi piace che il tortello sia bello pieno di ripieno e con la sfoglia che deve essere un velo, cioè la deve servire semplicemente la sfoglia, e deve avere anche un bel sapore, però la deve servire a mantenere il tortello intero, che quando se lo scoli e lo condisci, lo porti nel piatto, è intero, no? Poi le dimensioni dipende dalla bocca di chi lo mette in bocca. Io per esempio me li faccio in maniera che me ne butto uno dietro l'altro e quando sono arrivato ai miei 110 mi fermo e il problema è risolto. Se poi ci sono quelli che gli piace più grosso, gli piace più piccino, che gli piace quello, questi sono tutti altri discorsi. No, quelli sono maremmani, no, sono un'altra bolla che di mare, sono un'altra ricetta, c'hanno altre cose, noi invece ci stanno i tortelli di patate. Allora, tortello di patate deve essere buono, preso, tirato fuori dall'acqua, deve essere mangiato, burro e salvia dovrebbe essere perfetto. Se giustamente invece io ci voglio il sugo, va tutto bene, però, allora, ora che da noi gli fanno il sugo di cinghiale, a parte il fatto che a me il cinghiale mi garba poco, lo mangio volentieri, per carità di Dio, lo mangio perché, però se me lo danno, però io se devo andare a cercare il cinghiale non lo cerco. Il problema è che il sugo non deve sovrastare il sapore del tortello, se no allora tanto vale tu faccia delle tagliatelle, fa dei nastroni e me l'è fatta finire. Il tortello deve rimanere come, capito, come sapore dominante, quindi io per esempio il sugo non lo faccio io, sarei un bugiardo, lo fa la mia moglie, e l'ha raggiunto dei livelli di perfezione quasi assoluta che io non so come l'abbia potuto arrivare così veramente in tempo, chissà, è ancora in età fertile, di solito le fanno buoni il sugo intorno a 75 anni in poi, ma comunque, e a me il sugo per esempio mi garba, a me quello mi piace di tutti, che il sugo sulla gallina con i battuti, anche con funghi, cioè l'immaginato ci mette anche funghi, e funghi misto, no il porcino. Un porcino, una trombettina di morto, un finfero, una galletta, è sorgioso. E d'altra parte se lo voglio mangiare un tortello dozzinale, vo a trattoria, me lo può fare, mi portano un piatto, me ne mettono 9, io quando il cameriere ha finito di fare il giro, sai, se ti arriva con 2 o 3 piatti, no? Mi metto a me il piatto. Nel momento in cui gli metto l'ultimo piatto di a mano, io devo belle fini, 9, che allora io me li fo per cazzi mia. Me li faccio per cazzi mia e solamente per gli amici, perché l'è fatica, e se devo vedere uno che mi sta sul cazzo che mi mangia i miei tortelli, non ci penso nemmeno. Allora io gli faccio i tortelli ai miei amici, punto e basta. Se te tu mi dici voglio venire anch'io, tu sei bello invitato, stronzo, ti belle mangiate, e allora che ti rampi il cazzo. Ecco, i tortelli, di patate. Io ci metto anche la noce moscata nelle patate, ecco, ci metto anche una moscata. No, non hai capito, non dico i miei sono meglio di tutti quegli altri. Io sfido chiunque, si viene in cucina qui, lui si porta. Se lui la sfoglia la tira a mano, c'è il matterello, se la tira a mano. Se vuole la macchinetta, si porta la sua macchinetta, perché io ho la macchinetta, ho la mia, va bene, e io ho, e adesso c'è l'esperienza dei vari buchi, io non sono tutti uguali le macchinette, io ormai per 40 anni lo fa con quella, e a me mi va bene l'ultimo buco, perché a me garba la sfoglia fine. Si deve sciogliere la sfoglia in bocca, ti deve rimanere in bocca il sapore di tortello. Detto questo, se qualcuno mi può sfidare, viene in cucina mia 400 tortelli, lui li mette da una parte di là, io li metto da una parte di là, lui gli fa di là dalla tavola, io gli fa di là dalla tavola, poi alla fine si invita la gente e si guarda che vince. Come dissero lì, bisogna andare a vedere l'uomo al viso quando
Sì, no, ma non mi viene, sì, ho capito, la sua nonna, anche la mia nonna gli faceva bene, ma io ho raggiunto dei livelli, se tu mi permetti, io su altre cose sono assolutamente incapace. C'è la, per esempio, c'è la Susanna, la fa bene quasi tutto, la fa una pomarola, voglio una cosa più stupida della pomarola, la Susanna la fa una pomarola, attento la si mette, pomodoro, cipolla, odori, basilico, e lei la si mette lì, la si fa, ma senza lei, la pomarola della Susanna non ha rivali. A me, mi metto lì e sogno cosa fa, sfida un pomodoro in media, e la fa e non mi viene buona come quella della Susanna, perché? Perché ognuno che sta a trombare e fa qualcosa. Io in regola sono stato a trombare per fare tortelli di patate alla mugellana.